Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, bentornati per una nuova puntata, puntata di dicembre, puntata del Natale. Ciao Francesco. Ciao Elias, buon pomeriggio a tutti. Natale, sai, è sempre bello, no? Perché comunque ognuno di noi ha desideri che magari si realizzano scrivendo delle letterine meravigliose, oppure ci sono delle vacanze programmate, oppure ci sono curiosità, Elias, che ognuno cerca Assolutamente. di... Anche quest'anno, come tutti gli anni, fuori dalle biblioteche di Sesto San Giovanni e non solo, fuori dalle biblioteche ci saranno un sacco di eventi per i piccoli, ma non solo. E ti lascio raccontare un po' a te, Francesco, Non lo questo. racconto io, ma vorrei Ecco. veramente, come dire, che tutti avessero questa brochure meravigliosa dalla grafica interessantissima. Poi ti svelo chi ha fatto le grafiche di questo bellissimo volantino, dove all'interno sono raccontate tutte le. Gli eventi che saranno presenti nella nostra città nel periodo di Natale. Io si sfoca, guardate, succedono delle cose, ma è un Natale veramente pieno di iniziative, un Natale pieno di eventi a disposizione della nostra città. Un programma intenso, abbiamo un grosso villaggio che è la magia del Natale, ci sono le piste di pattinaggio su ghiaccio, poi Carino, abbiamo carino. sì, delle experience. Tipo, per esempio, quest'anno abbiamo il Klim Museum, l'esperienza della mostra al museo al MIL in via Granelli. Poi stiamo accendendo le luci in tutta la città, e l'abbiamo fatta a Largo la Marmora, Piazza Oldrini, Piazza Petazzi, e poi c'è un trenino che, come tutti gli anni, va in giro per la città con una stazione bellissima in Largo la Marmora. E poi c'è la festa dell'Avvento a Rione Vittoria. Poi c'è una cometa accesa in Piazza Oldrini, la mostra di Boris presso la Biblioteca Centrale in Villa Milius. Il burracco di Natale, la casa di Babbo Natale sui trampoli. Perciò, siccome è veramente intenso questo programma, vi consiglio di andare a recuperare nelle biblioteche, nei posti, nei luoghi dove si fa promozione degli eventi, oppure sul portale della città di Sesto San Giovanni, e di recuperare questo bellissimo volantino, con una grafica pazzesca a cura di Alessandra Fraccone, che salutiamo. Ciao Ale. Ciao, ciao, Ciao ciao. Ale. Sì, Perciò, esattamente, come hai ragazzi, detto. un Natale interessante quest'anno, anche dal punto di vista delle cose da fare nella nostra città. No, ti volevo far vedere solo questa chicca. Questa qua davanti fa in questo modo, e dietro rappresenta una cartolina con il francobollo. Non si vede bene, però No, no, veramente no, la sì, cosa. se ben poi, ecco, stai così, Eccola perché qua, funziona. guardate, francobollo, cartolina e francobollo. Bellissimo, Bellissima. Poi bellissimo. si apre e si trova il mondo della magia del Natale che sarà nella nostra città. Elios. Allora, Francesco, allora, dopo questa carrellata di eventi di Natale, appunto, che potete recuperare anche sul sito, sul portale di Sesto San Giovanni, io direi di cominciare a introdurre il nostro ospite, l'ospite Chiamarla di questa. ospite oramai mi sa più una della nostra redazione, però vedi tu. Esattamente, è un po' che non ci veniva a trovare, però per Natale, per la puntata speciale, abbiamo pensato a lei, ad Antonella direttamente da Londra. Ciao Da Londra. Anton. Ciao, Ciao Francesco, Anton. ciao Ciao. Elios. Merry Christmas allora. Merry Happy New Year. Qua ci fermiamo perché Anto ci metteresti in difficoltà. Grazie per l'invito, come Noi sempre.
Noi naturalmente sai che le curiosità che ci spingono sono tante. E abbiamo un bellissimo libro, Elios adesso insieme a te ne parlerà ed è veramente eccezionale. Ho letto l'abstract, andrò sicuramente a leggerlo. Ma poi per te un sacco di domande, perciò preparati, allarga le spalle perché oggi dovrai veramente raccontarci un sacco di cose. Vai Elios. Antonella, io direi se sei d'accordo di cominciare con il libro che ci vuoi proporre, che è un libro che ovviamente è anche che potete trovare all'interno delle nostre biblioteche. E poi ci teniamo gli ultimi minuti per quattro chiacchiere sul Natale londinese. Va bene, allora il libro che vi ho proposto è un libro che a me è piaciuto tantissimo anche perché adoro la scrittrice, che è un'attrice comica inglese fantastica, che ve la consiglio anche, non so se riuscite a vedere qualcuna delle sue opere appunto cinematografiche, diciamo, o commedie che ha fatto, e il suo nome è French Dawn. E il libro che vi propongo è La meraviglia delle piccole cose, che è un libro che sicuramente ve lo consiglio perché è di quei libri che quando si leggono tante volte vi mettete a ridere, diciamo, da soli per appunto per l'ideracità che usa appunto nello scrivere, e poi appunto essendo una comica a lei viene molto naturale. E la storia è una storia semplicissima perché è la storia di una famiglia come una famiglia qualunque che possa essere, di una zona di una cittadina inglese, Reading, e appunto la storia di una donna con una bella carriera, una psicologa infantile al suo studio privato, eccetera, e sta per raggiungere la fatidica età dei 50 anni, quindi a metà della vita. Quindi sono magari anche i momenti in cui possono arrivare le crisi esistenziali, anche perché poi, visto che la vita si allunga now, i nostri 50 anni sono magari i 30 anni di una volta, diciamo, insomma. E è una donna appunto con una carriera, un marito, due figli. I figli sono due figli adolescenti, teenagers, quindi mi potete immaginare tutte le cose che succedono nel libro. La figlia è proprio una tipica teenager, 17enne, alle prese con le prime cotte, lo studio, dove appunto odia tutti, odia la famiglia, la mamma, nessuno la capisce, proprio tipica teenager, non so se voi avete figli teenagers. E Prima dei 17 anni, però, Antonella, prima adesso iniziano prima, anche il mio, prima dei è vero. 17 anni. E il figlio è invece un tipo molto eccentrico che ha cambiato il suo nome come Oscar Wilde, il famoso scrittore inglese, quindi un tipo molto originale, un po' fuori dagli schemi, quindi si sente un po' un diverso a scuola, eccetera, però ha tutto un suo carattere, quindi è una famiglia molto, insomma, diciamo, colorata, felice, eccetera, però con tutti i problemi, i traumi che succedono tutti i giorni, che infatti secondo me è anche un bel libro perché tutte le persone che lo leggono si riconoscono in qualcosa del libro. Si parla di Facebook, si parla di X Factor, quindi delle cose che, sai, noi tutti i giorni viviamo o magari abbiamo sentito, eccetera. E quindi ve lo consiglio perché ecco, il bello di questo libro è scritto come un diario e ogni capitolo è una voce appunto di uno dei personaggi. Quindi abbiamo la mamma Mo, che è appunto la madre di famiglia, poi abbiamo la figlia Dora, il figlio Peter. Il papà è l'unico che diciamo è un po' nascosto nel libro. È un'ombra, diciamo, che è lì, che guarda, che ascolta tutto, eccetera. Però emergerà alla fine del libro, con l'ultimo capitolo. Quindi ve lo consiglio da leggere, perché appunto poi ci sarà qualcosa, la mamma sarà appunto coinvolta in varie cose che succederanno nella sua vita, una nuova persona che entra in scena. Non voglio dirvi più di tanto, perché voglio appunto Già ci ha lasciare. incuriosito, Anto, già ci ha incuriosito, ma mi sembra anche un bellissimo dono natalizio, nel senso che quello di regalarci una bellissima lettura,
che è quella di una, la vedo anche leggera un po', dai. Sì, una lettura leggera, però che vi mette anche tanta allegria, diciamo, che ci vuole ogni tanto. E poi, come hai detto, durante il periodo di Natale, tante volte è bello, sai, quando se le persone hanno qualche giorno di vacanza, rilassarsi, immergersi in una lettura che non sia troppo pesante o troppo, sai, quindi ve lo consiglio per questo. Infatti io ripetiamo il titolo. Un po' di frasi relative al libro che ci stai raccontando, che la descrive non come la classica famiglia del Mulino Bianco, la paragona di più alla famiglia dei Simpson, questa critica. Ma perché in realtà la famiglia del Mulino Bianco non esiste, ragazzi. Non esiste. No, almeno non è capitata di incontrarla. Perché penso che nella famiglia di ognuno ci sia sempre un dramma o qualcosa che succede, quindi le famiglie dove tutti si svegliano e fanno colazione. Siamo quasi per rasentarlo il dramma, ognuno di noi, ogni giorno con... Sì, è proprio vero. Perciò il titolo, qual è il titolo? È La meraviglia delle piccole cose, perché ancora lì ti fa capire che tante volte le cose più semplici o quelle che magari diamo per scontate tante volte... con i nostri familiari, eccetera, sono magari le cose più belle da vivere anche. E fra, concedimi 20 secondi di una frase che ho appunto prima, dicevo che me ne sono appuntate. Questo libro aiuta ad apprezzare la vita quotidiana e non pretende grandi colpi di scena. Quindi lo dedico a chi è in ricerca del grande botto, ma che alla fine ha tutto ciò che serve accanto a lui. Un po' quello che stava dicendo Antonella adesso. Sì. Esatto, bellissimo. Perché tante volte magari ci lamentiamo della nostra vita così banale, quotidiana, delle cose sempre, dobbiamo tornare a casa, far da mangiare, sai, magari quando si finisce il lavoro, ci sono i figli, dobbiamo portarli a fare il calcio, la musica, eccetera, però poi in fondo, alla fin fine, quando ci pensiamo, sono le cose che ci tengono vivi, no? E che sono ci rendono questa vita possibile, almeno esatto. Dal mio punto di vista. Esatto. Ma Antonella, ridici il titolo? È La meraviglia delle piccole cose. Abbiamo due tonti, gliel'abbiamo chiesto già due volte, Elliot, non voglio dirti. No, stiamo lavorando per i 50 comunque, anni, come ti ha raccontato. Ho controllato, ce l'avete... Quando... Vai Antonella. Ce lo avete in libreria, quindi se le persone lo vogliono venire da voi, sicuramente lo trovano. Quindi ho controllato prima. Grande, Anto. Bravissima. E come dire, questo consiglio ci porta un po' al Natale, perché potrebbe essere un regalo, giusto, Elios? Allora parto io con la prima domanda all'Antonella, che, come dire... Lo sapete che noi di solito con l'Antonella facciamo dei giochi non solo generazionali, ma lo facciamo anche legato a usi, costumi e tradizioni. E allora, Anto, come funziona con i regali natalizi in Inghilterra? Sì, più o meno è come in Italia, è la stessa cosa. Anche qui li fanno da Natale, anche se Santo Stefano, qua si chiama Boxing Day, in passato era famoso perché in realtà era il giorno in cui si aprivano e si scambiavano i regali, quanto il Natale era il giorno che si spendeva a casa con la famiglia più vicina. Sì. E poi a Santo Stefano, o qui lo chiamano Boxing Day, era il giorno che si andava a trovare i parenti diversi e si portavano i vari regali e si scambiavano i regali. Però adesso qua li fanno a Natale, cioè è un po' cambiata. Ormai penso che in tutta Europa... è una la tradizione è uguale. Però come voi, anche noi, non so a Milano, come qui a Londra di solito accendiamo le luci di Natale in Oxford Circus, cioè le accendono in tutta Londra, però quelle più, diciamo, famose sono quelle in Oxford Street, Regent Street, e di solito vengono accese da una celebrità famosa, qualcuno, sai, cioè è un evento appunto nazionale. E poi appunto abbiamo anche, non so se ve l'avevo detto prima, ci sono, qui si usa tantissimo, avere i carol songs, le canzoni cantate, le canzoni di Natale che vengono cantate nelle strade o tipo anche nelle scuole, tipo nella mia scuola, il coro della mia scuola, loro vanno nel supermercato locale e si mettono a cantare dentro al supermercato. Bella. Tutte le...
le canzoni di Natale, così, che è appunto un po' un simbolo inglese, la tradizione di cantare carols, che sono le canzoni di natalizia, Ma appunto. questo a noi manca, un po' quello che dicevi prima di un posto particolare. Noi abbiamo Piazza del Duomo con l'albero gigante, poi abbiamo l'albero all'interno della galleria, che tutti gli anni poi c'è una polemica legata a quell'albero, chi lo accende, chi lo sponsorizza. Certo. Però questo qua dei ragazzetti che vanno nei supermercati o negli altri posti a cantare le canzoni di Natale, almeno a me non risulta, fra No, 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 che... da noi Ma no, poi anche le persone adulte, ci sono anche persone adulte, di solito magari fanno parte di varie chiese o comunità, appunto, e vanno in giro a cantare nelle varie strade, si trovano e cantano le canzoni, poi magari le persone che si aggiungano e cantano insieme, sai, è Ma bello. questa cosa qua l'avevo trovata anche scritta nel Canto di Natale, no? Anche a me veniva. Quando Scrooge arriva davanti a questi signori e li fa spaventare la prima volta, e poi invece, dopo che rinsavisce, gli dà dei soldi. Cioè, l'avevo, però mi era sfuggita. Effettivamente è una cosa che è di uso e costume. Sì, è Ma proprio una tradizione come natalizia. sostituite il panettone? Cioè, noi qua abbiamo il panettone che Lo lo sapevo. e lo sapevi che andava a finire a tarallucce Sempre a e mangiare. vino. Noi Vabbè, abbiamo il dicelo, dai. dolce Allora, panettone, Antonella, lì qual è la di uso qui da noi, il dolce? qui a Londra o in Inghilterra, diciamo, in tutta l'Inghilterra praticamente ci sta il Christmas pudding, che è questa torta natalizia fatta di spezie, frutta candita, frutta secca e con dell'alcol tipo brandy, di solito il brandy, e viene praticamente, da tradizione, prima di mangiare, viene accesa con una vampata di fuoco, perché logicamente ha del brandy dentro, è proprio una cosa tradizionale. E ci sono anche delle tortine, dei pies, che si Ma poi chiamano lo qui. mangiate oltre ad avergli Sì, dato lo fuoco alla mangiano. fine, Sì, lo tenete lo poi per la mangiano. fine. Sì, no, no, viene mangiato. Però praticamente è solo una vampata, sai, non so, cioè, Sì, praticamente è un flambé. flambé, ecco. E poi Ragazzi, abbiamo 2 minuti a nostra quelli disposizione. che ci sono i mince pies, che sono dei tortini invece fatti è sempre dentro con delle spezie, frutta secca, frutta candita, che ha origine dai tempi del re Enrico V, ma che in realtà una volta c'erano avanzi di carne, poi coi tempi, meno male, è Meno stato male. sostituito con frutta. Era un po' pesante, Esatto. festeggiare il Natale con le polpette. Esatto. Quindi queste sono alcune. Però anche noi abbiamo il panettone, il pandoro, arriva anche qua. Arriva, arriva, Sì, sì, sì. arriva, arriva. Arriva C'è. comunque. Dai. Francesco, cosa dici? Siamo addirittura Siamo addirittura d'arrivo, naturalmente, vabbè, parlare con Antonella e confrontarci rispetto a quella che è la Londra dei nostri sogni, con la nostra quotidianità, la nostra città, che devo dire, come espresso nel libro, per noi è bella, ci stiamo bene, ed è il nostro mondo, è sempre bello, Anto, sul serio, nel senso che poi Grazie anche per me di risentirti. ci racconti cose meravigliose. Noi approfittiamo e lo facciamo ognuno come vuole, tu anche in inglese, se vuoi, auguriamo serene feste. E per chi se lo può concedere, sereno Natale e serene vacanze per chi rimane comunque qua a Milano, a Londra o va da nessuna parte, ma purché veramente stiamo sereni e tranquilli tutti. Sì, anch'io come Francesco faccio gli auguri a tutti quelli che ci ascoltano, a tutti quelli che festeggeranno in qualche modo, ai più pensiero particolare ai più piccini, e tanti auguri e buon Natale a tutti. Però l'ultima parola, Francesco, mi sembra un Eh sì, eh onore sì. avere. Eh. Deve essere in inglese, quindi we wish you a Merry Christmas and Happy New Year, everybody. Ah, auguri Grazie, Anto! Buone vacanze, ciao. buone vacanze. Perciò, Grazie anche Big a voi. Boom torna a gennaio. Ciao ragazzi! Ciao, buon Ciao ciao. Natale.